Buon pomeriggio dal vostro Francesco Pasanisi della Easyphony Production, fondatore della Easyphony Production. Allora, il nostro gruppo informale ha sostenuto in pieno alla campagna elettorale della lista civica Lecce Bene Comune che supportava a sua volta il progetto politico di centro-sinistra, il cui candidato sindaco a Lecce era Loredana Capone. I risultati, se vogliamo fare un'analisi del voto, sono stati piuttosto soddisfacenti per quanto riguarda la lista del Cebene Comune che abbiamo supportato personalmente. Pure io stavo candidato, non ho preso tantissimo, però la lista del Cebene Comune che abbiamo personalmente, ripeto, supportato è andata più che bene, anzi colgo l'occasione per fare le nostre congratulazioni a Carlo Salvemini e a Saverio Citraro per aver espugnato, diciamo, Palazzo Carafa, essendo entrati come consiglieri. Insomma, il Piace Bene Comune ha preso due seggi. Ancora analisi del voto. Per quanto riguarda un giro a 360 gradi su questa tornata elettorale leccese del 2012 per le amministrative, possiamo dire che la batosta contro il centro-sinistra, nonostante quello che per fortuna è accaduto alla lista di Salvemini, però la batosta nei confronti del centro-sinistra in generale è stata davvero forte, è stata davvero dura e difficile da, insomma, da mandare giù, ecco. Perché noi vediamo un PD che sfiora l'11-12%, cosa mai vista sino adesso e tantomeno mai vista in tutta Italia in questa tornata elettorale. Dove abbiamo sbagliato? Cosa dovevamo fare? Cosa non dovevamo fare? Questa è una bella domanda. Noi non siamo un partito politico, siamo un gruppo informale che si occupa di politica, quindi non disponiamo di analisti che possono dare una risposta esaustiva a tutto questo. Però non possiamo escludere il fatto che forse la scelta di Loredana Capone non è stata molto felice. Ma lo dico per estremismo, io non sono un piccolo gulag miniatura, lo dico perché comunque a quanto pare già a Lecce è dura espugnare la roccaforte della destra fighetta, la destra elegante che insomma da, diciamo adesso facciamo 20 anni fin dalle prossime amministrative, insomma, che insomma, governa, amministra da molto tempo a Lecce. Già è difficile. Poi se mettiamo dei candidati che non sono tanto indominati, magari la cosa si esacerba, si peggiora. Comunque, noi continueremo a supportare la lista Lecce Bene Comune. Io darò una mano come Pasanisi, come Easyphony Production, insomma darò una manina, insomma, così per mandare avanti i nostri intenti. Io non sono riuscito ad entrare al Consiglio Comunale, ma non per questo mi fermo qua. Io, anzi, appena si insedia la nuova giunta, io comunque in un modo o nell'altro cercherò di interpellare qualcuno, per esempio, per vedere se manterranno la promessa sulla consulta per i disabili, o comunque si muoveranno in questo senso anche a livello di assessorati. Ecco, detto questo, Easyphony Production ringrazia i votanti, continuerà a fare questo lavoro di sociopolitica a livello non partitico, anche se supporta invece Bene Comune. E ultima cosa, non meno importante, noi abbiamo in cantiere un terzo film ad episodi che si chiama Il Sepolcro. Avrete visto il trailer con la partecipazione straordinaria del mitico Terry Gilliam.
noi cominceremo da sabato prossimo a fare delle riprese, quindi se c'è qualche volontario, me ne servono 5-6 misti, maschi e femmine, che vogliono essere truccati da persone coinvolte in incidenti mortali, si presentino a casa mia, orario da definire, comunque sabato conto di iniziare. E nei giorni successivi poi interpelleremo gli altri per le altre scene. Bene, questo è tutto.